Eccomi qua, sono FM Fox, siamo qui di nuovo con Sword of Mana. Che in realtà è sì, Sword of Mana, non è Death of Mana. E siamo qui con, ecco, qui sono di nuovo i fiori. Siamo qui col bardo qua. Penso abbiamo poca magia, quindi adesso se mi chino un po'. Tanto qui non mi sembra che siano nemici, erano primaroni. E siamo qua, dobbiamo andare, non mi ricordo bene dove, ma se andiamo avanti sicuramente lo troviamo. Andare lì che cammina sul posto, no? Verso il muro. Ok, ultima. Perfetto. Andiamo qua. C'è un cazzo. Qui c'è sto coso qua che deve morire male, così mi dà punti gratis. Anche se in realtà mi dà esperienza, ma vabbè. Cazzo, è un grappolo d'uva. Vabbè. Idem, cazzo, è un grappolo d'uva. Che cazzo, quanto sono lento. Comunque è già la miliardesima volta che cambio personaggio di supporto, quindi vuol dire che aumentare il livello di essi non serve proprio un cazzo. Ok, meno male, per una volta tanto. Erba brilla, nel senso che è ubriaca. Andiamo qua. Spero che non mi devo bloccare di nuovo, perché sarebbe una bella rottura di maroni. La 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 la. Tanto per fare, ditemi nei commenti se avete la PlayStation 4, se vi sta piacendo così. Giusto per sapere le vostre opinioni a riguardo. Ok, livello più. Cioè, nel momento in cui sto registrando questo video qua, la PlayStation 4 ancora non ce l'ho. Per assenza di giochi al suo interno. Una zucca. Minchia. Ma quanto sono deboli ste merde. Ah, ma si suicidano, ecco perché sono così deboli. Che pezzi di merda. Ok, X, io vado, spero di beccare quello giusto e scommetto che vi faccio male. Mimico. Fare in culo. Mimico di merda. Adesso muore, eh. Ok, palle gli alleati quando rompono il cazzo. Minchia, ucciso da pugni. Fa male. Siamo due nani. Siamo. Ci ha fatto la babality. E rialzati. Cioè, rialzati. Risvegliati. Recupero un po' di vita perché. Mi conviene adesso. Mi darà un po' di. Punti esperienza. Icona Driade. Ah, dovevo potenziarmi. Avevo detto a parte scorsa dovevo potenziarmi. Alla fine non l'ho fatto, Non è che. Dove sono? Ok, qui c'è nuova la pianta. Comunque, tipo, oggi ho visto qualche episodio. Non qualche episodio, ho visto un episodio di Griffin. E sinceramente mi sono ricordato il motivo per cui non l'ho guardato mai. Che è pieno di quell'umorismo americano basato sul. Facciamo lo scandalo così. La gente ride, si diverte, ma vaffanculo. Devo dire solite battute sulle disgrazie successe, così come se fosse bello, no? Parliamo di gente che è morta. Facciamoci una battuta sopra, no? È uno show televisivo che guardano tutti, è divertente. Battute anche su lì, sulle torri gemelle, ma guarda. Una roba onestamente tristissima, non so bene perché la gente dica oh, è bello, perché boh, magari sono io, ma non è che mi faccia impazzire. Vabbè, oh, ci siamo salvati dal mimetico. Ok, cosa c'è dentro? Fiore profumato. Che poi la gente fa i cartoni sono per bambini. Sì, peccato che il cartone più famoso sia i Simpson. Secondo i Griffin non mi sembra che siano proprio per bambini, eh. Vabbè, la maggior parte delle persone che lo guarda sono bambini, però è un altro conto. Questo qua è un'altra cosa da tenere da conto, perché
Cioè che sono tornato all'inizio, mi puzza proprio che sono tornato all'inizio. Come sono bravo. Infatti, quanto sono idiota. Andiamo su, adesso ritroverò la strada, perché qui erroneamente sono tornato all'inizio. Questo è quello che ho detto prima per i Griffin, vale anche per i Simpson di adesso, che sono tutti basati su quelle cose lì. Meno dei Griffin ovviamente, ma più o meno per le stesse cose, cioè. È di una tristezza, non so perché adesso in America c'è questa moda qua di fare le cose più scandalose possibile per... Cioè, è proprio la morte della decenza per quanto mi riguarda. Beh, dico, ci sta a fare una cosa un po' irriverente, un po'... un po' cattivella, che ci può stare, però... Cioè, c'è proprio la gara che esagera di più, ma anche in quelli per bambini, cioè... Una roba tristissima. Poi la gente mi fa: perché non guardi i cartoni animati americani? Grazie al cazzo, perché non li guardi, cioè. Ho sentito un bip bip bip. Che è successo? Mi sono male questo? Sì, decisamente. Vieni qua che ti curo. Vieni qui che ti curo. Che cazzo scappi? Ecco, bravo. Ah, ok, bastava tagliarlo. Qui c'è un segreto, dovevo passarci. Conoscendo questo gioco qua, quello che dovrebbe essere un segreto molto nascosto è il modo con cui si va avanti, quindi... un insetto di merda, adesso lo ucciderò volentieri. Vieni qua che ti guarisco quel poco deve essere guarito. Sentitevi nei commenti cosa ne pensate, perché appunto a me questa cosa qua non è che piace più di tanto, ma anche a livello proprio di comicità, non è proprio il mio genere, sinceramente. Gli americani, vedete che è una cosa che piace molto in America, no? Gli americani mi stanno sul cazzo, non dico tutti, ma il modo di pensare della massa, sì. Questo qui è quello della terra. Però quello nuovo che ci ha dato, qual era questo? Che devo ancora provarlo, effettivamente, si chiama Metamorfosi. Ah sì, era questo proprio. E se lo provo? Se lo provo? Che cazzo è successo? Svegliati! Rimettiti a posto! No! 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 Rimettiti a posto! Esatto, salta! Che palle! Ok, no! Perché devo trasformarmi in sto merdo di coso? Ok. Adesso riapro quell'affare lì e poi lo tolgo per sempre sto metamorfosi. Cioè magari mi servirà per forza dopo, ma adesso non mi serve sicuramente a nulla. Ok. Ebano. Come se io ho detto le mie lì su quegli americani. Cioè appunto gli americani mi stanno sulle palle più semplicemente non per tanto perché sono americani così. Vabbè che tipo, non so se avete presente quel che è successo con quel personaggio lì di Tekken, quello tra virgolette giappo minchia, che si chiamava un attimo Lucky Claw. Praticamente che è successo, gli americani hanno cagato talmente il cazzo a Namco per questo personaggio che diceva è brutto sto personaggio, fa schifo, che la Capcom ha detto, la Namco ha detto in intervista, hanno rotto veramente le palle questo personaggio qua, che lo leviamo dal roster finale. Cioè, ma che due maroni, poi ci chiediamo perché sono 7 anni che escono solamente i soliti sparatutto generici col tizio bianco, pelato, muscoloso che spara. Cioè, chiediamoci perché. Se le tendenze americane sono queste, che non va bene un cazzo, va bene solamente quello che piace agli americani. E se viene fuori qualcosa che non gli piace, allora devono boicottarlo. Ma andate a cagare.
Lo so che la gente non mi farà, ma che cosa dici? No, è così, è così. Cioè, è colpa loro, è colpa delle loro tendenze di merda. Che sono basati FPS, se in terza persona fa schifo, se non è realistico fa schifo. Proprio i bimbi minchia, no? Lì sono, è la massa. La massa di America è tutti i bimbi minchia sono. Molto mi diranno che sono razzista. Vabbè, non sono razzista, però. Non dico che per forza tutti gli americani lo siano, però purtroppo le tendenze queste sono, che si comportano a livello di tendenza, non tutti, per la maggior parte è da bimbi minchia, è una cosa che un po' scoccia, eh. Perché poi alla fine, probabilmente è colpa loro se avessero sempre lo stesso gioco con dei modelli 3D diversi, che escono da non so quanti anni. È inutile, continuo a tagliare ma ricresce a vista d'occhio. Questa pianta è viva, dovremmo cercare di aggirarla. Uso metamorfosi. Ok, allora taglio. È inutile. Continuo a tagliare. Ma riesce a vista d'occhio. Questa pianta via dove cercare di aggirarla. Aggirarla nel senso di fregarla, nel senso di andare dall'altra parte. Proviamo. Questo qui ci serve. Sì, sì. Quanto tempo che registro? 11 minuti. No, buono, buono. Salviamo perché ci serve salvare sempre. Due livelli. Buono, buono, vuol dire che sono molto debole confronto agli altri. Quindi buono, buono, tra virgolette. Che ci aspetta qua? Boss, mi sa. Ho filmato boss, uno dei due. Voce di Julius. E così anche le tue mani si sono macchiate di sangue. Julius! Oh cazzo, in versione ombra. Con tutto il sangue che hai versato, sei più che adatto ad unirti alla mia causa. Allora, che ne pensi? Vuoi aiutarmi a ricostruire l'impero dei Vandal? Ecco a cosa mira questo miserabile. L'impero dei Vandal? Perché vuoi riportarlo in vita? È stato il simbolo di un'epoca infame. Un'era infame, dici? Sei così ingenuo. Non siete che un gruppo di stolti. L'oscuro Sire, invece, è riuscito a comprendermi alla perfezione. Cosa? Io volevo ucciderlo. Cioè. Dannazione! Ok. Dannazione, è un'illusione magica! Esattamente, vedi? Combattere nella tua natura. E stane certo, ti darò non poche opportunità per dimostrarlo. Porta dell'oscurità. Apriti e lascia passare il mio servo. E c'è un boss. Sicuro. Cazzo! Perché la musica è così bassa? No. È colpa mia. Sì, è colpa delle mie cuffie. Vaffanculo un attimo. Eccoci qua che... Tipo, vedrò se riesco a fare questo qui in 2 o 3 minuti. Ma dubito fortemente, quindi... Certo, se sapevo così... In realtà lo sapevo, però... Ma sto facendo qualcosa. Sì, sì, meno male. Invece il nostro amico Bado gli fa di togliere solo uno. Ah! È già morto? Ma che merda era? Cioè, è durato 10 secondi. Ah no, non è finito. Credo. Non può essere finito. Cioè, c'era proprio troppo schifo. Allora, infatti, che cacchio. Io ho tolto... 29, non so bene come. Ok. Ok. Merda. Merda, 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 merda. Non quei tolgo abbastanza, eh. Ah, meno male che c'è un boss a più fasi, se no diventava un po' pelloso come cosa. Però è abbastanza semplice se è tutto così, eh. Na 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 na. Na 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 na. Guarda che non attacca quello sfiga. Via. Vieni qua che ti curo, va. Non ti piace curare? È la cosa più OP dell'universo. Tu minchia mi togli parecchio sto tizio, c'è da dire questo anche. Ok, se sono da sta parte qua, come faccio a colpirlo?
Ok, vieni qua. Vieni qua. Nel senso, cogitiamo qualcosa, eh. Oh merda, vabbè, vieni qua che ti curo. Come lo colpisco da sopra con l'arco? C'ho tanti oggetti, effettivamente. Proviamo l'arco perché è quello la più lunga gittata che ho. Sì, effettivamente è con l'arco. Oh, beh, gli faccio anche parecchio male. Va, va, continuo così. Beh, vieni che ti curo. Ma tu sei uno sfigato, bardo di merda. Usa l'arco, non lo stai usando. L'ho usato prima che non toglievi un cazzo, non lo usi ora che ti serve. Dai, curiamo, curiamo, curiamo. Ce la facciamo curi anche se siamo più deboli del dovuto. Ok, cos'è rimasto da distruggere, visto che si è rotto anche quello? Ah no, non si è rotto. Ah, c'è la faccia da, tipo da demone. Dai, apri quella, quella bella boccuccia che ti tolgo ancora vita. Davvero facile comunque, eh. È finito. È facilissimo è stato, porca puttana. 3 minuti. È durato 3 minuti sto tizio. C'è pure lo spiritello. Ehi, se non mi sbaglio, quello è uno spirito. Salve spirito, come ti chiami? Salve, salve, mi chiamo Triade, sono uno spirito del legno. È da un po' di tempo che è diventato pericoloso andare in giro da queste parti, non credete? Guardate come sono ridotta. Oh, poverina, qualcuno deve aver prosciugato la sua energia. Driade, noi stavamo andando al castello di Granz, ma queste piante ci stanno bloccando la strada, puoi darci una mano? Se posso, ma certo, avrò anche il cuore di legno, ma so riconoscere un amico in difficoltà. Ho fatto una voce da maschio per una donna, eh. Vabbè, sarà un trans, uno spirito trans. Comunque direi che possiamo fermarci qua e continuare la prossima parte. Ciao!